Benvenuti in Val Faccenda, io sono Luca Faccenda e sono il proprietario dell'azienda agricola Val Faccenda, il nome è sempre Faccenda, e oggi vi parlo del mio Roer Ornais, il 2013. Roer Ornais è un vino, Roer Ornais Val Faccenda, un vino che si origina da vitigno Ornais, 100%, arriva però da due vigne diverse. Una vigna esposta a sud, da Santo Stefano Roero, su terreni sabbiosi, che sono quei terreni, quelli tipici del Roero, fanno sì che ci sia questo vitigno bianco Ornais. E un 70% invece arriva da questa vigna in Val Faccenda, dove il terreno è sabbioso con qualche vena di argilla. Dico due terreni e due esposizioni diverse, perché il sud prende il sole durante tutto il giorno, per cui sono uve più ricche, più calde, più mature. E per questo faccio una fermentazione spontanea con macerazione. Per cui faccio fermentare con le bucce, faccio follature, lavoro queste bucce per cercare di avere un po' più di struttura, da una vigna che se lo può permettere. L'est invece è un'esposizione più fresca, prende il sole solo al mattino e c'è una vinificazione quindi delle uve solo del mosto, della parte liquida. Dopodiché i due vini vengono uniti, rimangono un pochino sulle fecce fini e in bottiglia e poi il risultato è in questa bottiglia. La mia idea di Ornais dal 2010, che è stata la prima annata in cui ho prodotto, è quella di cercare di coniugare due aspetti, un po' due interpretazioni del Roero, per cui la parte a sud è la parte un po' più calda, di struttura, la parte un po' più anche nervosa del Roero, la parte delle rocche, anche paesaggisticamente pensando, no? E invece la parte est è la parte un po' più fine, un po' più minerale, un po' più salata, questo sale che arriva anche dal fatto che qua milioni di anni fa c'era ancora il mare. E il tutto che si condensa in un vino che per me deve essere quello, alla fine, capace di trasmettere quello che è il territorio ed essere con una buona bevibilità. Per cui, Val Faccenda, solo Roero, saluto.